Oggi è un giorno speciale per me perché festeggio i primi 10 anni di vita monastica e così ho deciso per l'occasione di disegnare la mia vita. E voglio dedicare questo video alla mia famiglia e alla fraternità di San Bonifacio di cui faccio parte. Mi chiamo Daniel Da Cunto, ho 31 anni. Sono nato il 22 maggio 1989 nell'ospedale di Formia. Mia mamma mi racconta sempre che appena nato l'ostetrica mi portò in giro per il reparto gridando: "Oggi è nato un bambolotto". Grazie a Dio non ha detto: "Oggi è nato il Salvatore", sarebbe stato un problema. Avevano deciso di chiamarmi Danilo, ma mio padre cambiò idea proprio mentre andava a registrarmi, voleva per me un nome originale e così mi chiamò Daniel. Ma a parte lui, tutti in famiglia e in paese mi hanno sempre chiamato Danny. Vi presento la mia famiglia. Mio padre si chiama Franco, mia mamma Civita e il mio fratellone Erasmo. Per 20 anni ho vissuto nel mio bel paese, Tremenzuoli, un paesino sconosciuto, incastonato nel Golfo di Gaeta. Ero un bambino tranquillo, anche molto timido. A scuola diventavo sempre il cocco delle maestre. Mi piaceva tanto creare, disegnare, colorare. La cosa che più mi infastidiva era vedere i miei compagni di banco che coloravano fuori dai bordi. E amavo stare con gli amici, organizzare giochi. E il mio primo grande compagno di giochi è stato mio fratello. Abbiamo solo 2 anni di differenza, per cui siamo cresciuti insieme. Poi c'era il mio migliore amico, Daniele, che era mio coetaneo e anche vicino di casa, mia cugina Francesca e tanti altri amici che hanno reso bella la mia infanzia. Lo ricordo molto vivace, Tremenzuoli, in quel periodo. La strada dove abitavo praticamente si riempiva di bambini, soprattutto in estate. Era quello il nostro luogo di giochi preferito. La domenica poi andavamo in chiesa, facevamo i chierichetti e al termine della messa il nostro parroco Don Raffaele ci regalava 1.000 lire. Nelle feste arrivavamo anche a 3.000 lire e che poi spendavamo nei gelati, nei tornei di biliardino o nel cappuccino serale al bar di Enzo. E così serenamente ho vissuto la mia infanzia. E tutto cambiò però con l'adolescenza, precisamente a cavallo tra le scuole medie e le superiori. Mi piace, quando penso alla mia vita, al mio passato, pensare all'ostrica, quando comincio ad avvertire la presenza di questo corpo estraneo, detriti, sabbia, che entra nella conchiglia e provoca fastidio. Un po' è successo questo. Mi ritrovai nel mezzo di una crisi, una profonda crisi che mi chiuse in me stesso, mi fece abbandonare gli amici. Fu un periodo davvero triste, difficile della mia vita. Ma nello stesso tempo fu anche il tempo in cui in qualche modo presi coscienza dei miei talenti, soprattutto del disegno, dell'artigianato, del giardinaggio e tanti altri. E la maggior parte del tempo in questo periodo lo passavo a casa, o nelle mie creazioni, oppure a pasticciare in cucina con mia nonna Maria. E apro una piccola parentesi per presentare anche i miei cari nonni. I nonni paterni, nonno Erasmo, che noi chiamavamo nonno Panzone perché aveva una grande pancia, o comunque a noi piccoli sembrava grande, e l'estate amava portarla scoperta, poggiando la maglia sopra la pancia, quindi con l'ombelico di fuori. Quindi forse è stato lui a lanciare la moda dell'ombelico di fuori. Mia nonna Rosa, che chiamavamo nonna Paparella perché ci dava sempre dei baci rumorosi, scoppiettanti, e ancora oggi lo fa. Invece i miei nonni materni, nonno Toto, nonno Antonio, di cui ricordo poco perché morì quando avevo solo 7 anni, però mi dicono che somiglio molto a lui, soprattutto riguardo la creatività. E poi nonna Maria, di cui ho parlato prima. E ringrazio davvero Dio di avermi dato la grazia di crescere accanto ai miei nonni. Mi trovai quindi in questa crisi che durò più o meno 5 anni, gettandomi in un'oscurità davvero profonda. Un giorno, disperato, mi rivolsi a Dio e dissi: "Se esisti davvero, devi aiutarmi perché non capisco più il senso della mia vita". Qualche mese dopo arrivò questa risposta di Dio attraverso un incontro, un ragazzo che poi è diventato un amico, tra l'altro vicino di casa, Stefano, mi invitò a partecipare a una messa di guarigione presso una comunità carismatica di frati che si chiamava il Mandorlo.
E andai con un po' di forza, spinto anche dal fatto che partecipavano mia madre, mio fratello e altre persone che conoscevo. Ed infatti fu un fallimento perché mi spaventai, scappai via. Decisi però di ripetere l'esperienza qualche mese dopo, esattamente il 30 dicembre del 2006. Fu proprio lì che, al termine della messa, durante la processione eucaristica, praticamente la mia vita fu stravolta. Quando l'Eucaristia passò davanti a me, persi le forze fisiche, brividi salivano e scendevano sul corpo, le lacrime uscivano come fiumi e poi quella voce che diceva: da oggi ci sono io nella tua vita. Sì, da quel giorno Dio entrò nella mia vita per rimanere. Cambiò tutto, decisamente tutto. Ricominciai a sentirmi libero, felice, ero davvero il ricolmo di Spirito Santo. E il mio cambiamento per alcuni fu addirittura contagioso e avvicinò a Dio anche altre persone. Feci nuove amicizie, scoprii la preghiera, mi riaccostai ai sacramenti e con fedeltà quotidiana partecipavo alla messa e pregavo la liturgia delle ore. Decisi anche di ricevere la cresima, perché non l'avevo fatto da bambino. Stavo per compiere 18 anni in quel periodo e le idee per il futuro erano molto chiare. Volevo fare l'architetto, questo era il sogno più grande. Ma dopo la cresima cambiò qualcosa, un desiderio, quasi un bisogno che nel mio cuore prendeva sempre più spazio, e cioè quello di seguire Gesù. Fu difficile, davvero difficile, resistere alla sua forza di seduzione. E infatti il 1 luglio del 2007, sempre davanti all'Eucaristia, pronunciai il mio sì al Signore. Ricordo che in quel momento avevo davvero il fuoco nel cuore, avevo il cuore infiammato. Tornando all'immagine dell'ostrica di cui accennavo all'inizio, che quel corpo estraneo e doloroso adesso si era trasformato in una splendida perla, ed io ero pronto ad aprirmi per mostrarla e donarla a Dio, al mondo, alla Chiesa, a tutti. Quindi mi diplomai, rivelai ai miei genitori queste mie intenzioni, cioè di farmi frate in quella comunità che avevo conosciuto, la comunità del Mandorlo. Anche se tristi all'idea di non avermi più tre piedi, accettarono questa mia scelta serenamente, dandomi la loro benedizione. E così partii. Ma questa esperienza durò poco, infatti dopo qualche giorno, neanche una settimana, qualcosa mi spinse a tornare a casa. Non ero triste, scoraggiato, anzi sentivo che il Signore mi avrebbe illuminato, che avrei capito la sua volontà. La prima cosa che feci è cercare un padre spirituale. Fu così che incontrai Francesco. Scelsi lui perché fu l'unico che non mi liquidò proponendomi di entrare in seminario, come facevano gli altri, ma mi aiutò ad ascoltare la voce di Dio. Questo mi colpì. Posso dire che Dio mi conduceva, mi stava guidando. Due eventi furono decisivi nella scoperta della mia vocazione. Il primo fu un'esperienza vissuta a fine estate del 2009 in un seminario carismatico, al termine del quale, durante una preghiera di intercessione, le persone che pregavano per me mi dissero: vai a cercare tra i frati la volontà di Dio, guarda il monachesimo. Poi mi dissero: non ti preoccupare, perché tra un anno saprai cosa fare, avrai capito la tua strada. La seconda esperienza fu presso le Fraternità di Gerusalemme a Pistoia, dove Francesco mi mandò per trascorrere lì una settimana, e dove di fatto cominciai a scoprire la vita monastica in questa forma nuova, bella, fresca. Priore della comunità, al termine della settimana, anche un po' sorpresa, mi disse di tornare a casa, di seguire Francesco in questo progetto che Dio gli indicava e che io in realtà conoscevo poco. E così il 2 settembre del 2010, giorno del mio battesimo, ed esattamente un anno dopo rispetto a quell'esperienza nel seminario carismatico, chiesi a Francesco di accogliermi nella vita monastica, esattamente 10 anni fa. E da allora cammino in questa via con la grazia di Dio, con la speranza che porti a compimento, grazie anche alle vostre preghiere, l'opera che ha iniziato con me. Grazie e vi voglio bene.